Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli alimenti veterinari, ti leggerò i foglietti illustrativi degli alimenti veterinari più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'alimento veterinario FDP Electrolyte Horse. Farmacia del piano dottoressa Alessandra. Ultimo aggiornamento. 2 maggio 2019. Informazioni commerciali. Confezioni. Formulazione. Indicazioni. Posologia. Informazioni commerciali. Titolare. Farmacia del piano dottoressa Alessandra. Concessionario. Farmacia del piano dottoressa Alessandra. Confezioni. FDP Electrolyte Horse Secchiello 3 kg. Formulazione. Potassio cloruro 10%, citrato di sodio 3%, cloruro di sodio 20%, potassio bicarbonato 7%, magnesio solfato 1%, calcio carbonato 15%, glicina 7%, betaina 7%, vitamina E polvere 4%, vitamina C 3%, glucosio 23%. Indicazioni. Indicato per integrare gli elettroliti nei casi di sforzi fisici, durante il trasporto e nel periodo di caldo. Inoltre fornisce energia per migliorare le performance sportive grazie alla presenza di carboidrati, vitamine ed aminoacidi. Posologia. 50 gr di prodotto al giorno, o secondo parere veterinario la dose può essere aumentata o diminuita. Da scogliere in acqua o sulla razione inumidendo la biada. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato.